Ora Ma si registrerà la no, io non conferenza. riesco a registrare, È non parte partito, la. è partito. È partita, la registrazione è partita. Vai, allora Allora, puoi andare, buonasera, via. io so buonasera a tutti, io sono Armando Cozzani del gruppo Astronomia Digitale della Spezia e questa sera parleremo dei corpi minori del Sistema Solare. Intanto ringrazio tutti per essere qui presenti a questa mia teleconferenza. In periodi di coronavirus ci dobbiamo adattare così. Ringrazio molto l'UAI per l'ospitalità e la signora Azzurra per il supporto tecnico che ci dà e per questa possibilità che ho, quindi grazie all'UAI di fare questa conferenza. Io inizierei subito e invito tutti, come faccio io, a togliere il video. L'audio io lo tengo ovviamente per motivi di banda che è consigliabile per avere una migliore ricezione e toglierlo. Dunque, nella serata odierna parleremo dei corpi minori del Sistema Solare. Nelle volte precedenti, ecco, aspettate che vi giro la slide, ecco, già iniziamo male. Non mi vanno avanti le slide. Bel guaio. Eccolo, è partito. Allora, eccolo qua. Dicevo, nelle volte precedenti, Claudio ci ha parlato del sistema solare. Quindi ci ha parlato del Sole, ci ha parlato dei pianeti, ma vi sono altri corpi che stanno, nel sistema solare. Qui sono rappresentati, quindi ci sono gli 8 pianeti, almeno 63 satelliti principali di questi pianeti che vi ruotano intorno, asteroidi, comete, polveri e gas interplanetari, che sono il materiale che residuò dalla formazione del Sole e dei pianeti dalla nube primordiale. Quindi qui vediamo, non sono in proporzione nelle distanze, forse le grandezze, il Sole, Mercurio, Venere, Terra, Marte. Una fascia di asteroidi, Giove, Saturno, Urano, Nettuno, poi qui si vedono la fascia di Kuiper e a una distanza che per la verità è molto superiore, qui per motivi di spazio sono state messe qui le comete della nube di Oort. Allora, la fascia principale. Allora, per parlare della fascia principale, prima vi voglio parlare della legge di Bode. Nel 1772, Johann Bode, sulla base degli studi fatti nel 1766 da Daniel Titius sulla distanza dei semiassi maggiori delle orbite dei pianeti del Sistema Solare, pubblica la seguente formula, che è semiasse maggiore uguale a n più 4 diviso 10, dove n assume i valori di una sequenza 0, 3, 6, 12, 24 e 48. Ecco qui la tabella. Come vedete, la distanza teorica è molto vicino alla distanza effettiva. In realtà poi la formula è stata un pochettino affinata e oggi è molto più precisa. È utile osservare che all'epoca della scoperta la legge soddisfava praticamente tutti i pianeti noti al tempo, da Mercurio a Saturno, ma c'era un vuoto fra Marte e Giove, dove ho messo il punto interrogativo. Un'importante conferma si ebbe nel 1781 con la scoperta di Urano, che occupava esattamente la posizione prevista. In seguito a questa conferma, Bode segnalò come urgente la necessità di scoprire il pianeta mancante nello spazio fra il quarto e il quinto pianeta. Nel 1801, il valtellinese padre Giuseppe Piazzi dell'Osservatorio di Palermo individuò una stella di ottava grandezza che sembrava muoversi, quindi evidentemente non era una stella. Nel mese di gennaio ne osservò ed annotò gli spostamenti, eccola qui la stella, e li inviò a Bode e ad altri astronomi per annunciare la scoperta del pianeta mancante. Una malattia gli impedì però di proseguire la ricerca. Per
Pertanto inviò i dati e invitò a proseguirla fra gli altri un giovane talento, Carl Gauss, che non tardò ad escogitare un metodo che gli permise di calcolare con precisione le caratteristiche dell'orbita. Le osservazioni gli dettero ragione e l'oggetto venne chiamato da Piazzi Cerere, dea delle messi e protettrice della Sicilia. Ma non era finita. Non c'è solo questo, nella fascia di asteroidi c'è molta roba. La fascia principale degli asteroidi è infatti occupata da numerosi corpi di forma irregolare, chiamati asteroidi o pianeti minori. Circa metà della massa della fascia è contenuta nei tre asteroidi più grandi, Vesta, Pallade e Igea, che hanno diametri medi di oltre 400-500 km, e dal citato Cerere, l'unico pianeta nano della fascia, che ha un diametro medio di circa 939 km. I restanti corpi hanno dimensioni più ridotte, fino a quelle di un granello di polvere. Fra i tanti asteroidi, mi piace ricordare un asteroide scoperto il 15 febbraio del 2009, che ha un'orbita con un semiasse maggiore di poco più di 3 unità astronomiche, eccolo qua, e un periodo orbitale di 5 anni e mezzo circa. Il suo nome è 379130 Lopresti, dedicato a Claudio Lopresti dagli scopritori Giancarlo Fagioli e Luciano Tesi del gruppo Astrofili della Montagna Pistoiese. Claudio Lopresti, che ha tenuto molte videoconferenze prima di me, peraltro quelle proprio sul Sistema Solare. Il materiale asteroidale è distribuito in modo estremamente diradato. Numerosi veicoli spaziali senza equipaggio lo hanno attraversato senza nessun incidente, quindi vuol dire che non è poi così denso. Tuttavia può succedere fra gli asteroidi più grandi che si verificano delle collisioni, che vanno a formare famiglie di asteroidi i cui membri hanno caratteristiche orbitali e composizioni simili. I singoli asteroidi della fascia sono classificati in base al loro spettro. Vedremo poi come si fa a vedere gli spettri dei corpi celesti. La maggior parte rientra in tre gruppi fondamentali che ho elencato qui: quelli a base di carbonio, tipo C, a base di silicati, tipo S, e a base di metalli, tipo M. La fascia di asteroidi si è formata dalla nebulosa solare primordiale come aggregazione di planetesimi, che a loro volta hanno formato i protopianeti. Tra Marte e Giove, dove oggi c'è la fascia, tuttavia, la perturbazione gravitazionale causata da Giove aveva dotato i protopianeti di troppa energia orbitale perché potessero accrescere in pianeti. Le collisioni diventarono troppo violente, così invece di aggregarsi, i planetesimi e la maggior parte dei protopianeti si frantumarono. Di conseguenza, la quasi totalità della massa iniziale della fascia di asteroidi andrò persa nei primi 100 milioni di anni di vita del Sistema Solare. Alla fine, alcuni frammenti si fecero strada verso il Sistema Solare interno, causando impatti meteorici con i pianeti interni, ancora oggi visibili. Le orbite degli asteroidi continuano ad essere sensibilmente perturbate ogni volta che il loro periodo di rivoluzione attorno al Sole entra nella risonanza orbitale con Giove. Cos'è la risonanza orbitale? Nella meccanica celeste, la risonanza orbitale avviene quando due corpi orbitanti hanno periodi di rivoluzione tale che il loro rapporto è esprimibile in frazioni di numeri interi e piccoli. Spero che si senta bene perché quando ci sono le animazioni si hanno dei problemi. Quindi i due corpi esercitano l'uno con l'altro una regolare influenza gravitazionale. Questo fenomeno può stabilizzare le orbite e proteggerle da perturbazioni, come per esempio nel caso di Giove con i suoi satelliti che riporto qui, con i loro rapporti. Io con rapporto 1 a 1, Europa 2 a 1, Ganimede 4 a 1. Ma può succedere anche il contrario. La risonanza orbitale può anche destabilizzare queste orbite. Per
Per esempio, ci sono una serie di zone quasi vuote nella fascia di asteroide chiamate le lacune di Kirkwood. Eccole qui. Dove gli asteroidi sarebbero in risonanza orbitale con Giove, che ne causerebbe l'espulsione. Alcuni di questi migrano in zone dell'orbita gioviana, nei punti di Lagrange detti, e sono i cosiddetti troiani e greci. I punti di Lagrange in questo caso sono quelli che si trovano a 60 gradi da Giove. Qui nell'animazione si vede bene e qui nel grafico si vede che i punti che si trovano in risonanza orbitale di 3 a 1, 5 a 2, 7 a 3 e 2 a 1 hanno una quantità di materiale nella fascia particolarmente scarsa. Ecco, quindi molto probabilmente da questi punti sono stati espulsi una gran quantità di corpi che sono andati nei due punti di Lagrange del sistema gioviano. Fascia di Kuiper. Questa è la più esterna, la regione del sistema solare che si estende dall'orbita di Nettuno alla distanza di circa 30 unità astronomiche fino a 50 unità astronomiche dal Sole. Si tratta di una fascia costituita da corpi minori del sistema solare, esterna rispetto all'orbita dei pianeti maggiori, simile molto alla fascia principale di asteroide, ma 20 volte più estesa e da 20 a 200 volte più massiccia. Inoltre, mentre la fascia principale è costituita in gran parte da asteroidi di natura rocciosa, gli oggetti che si trovano nella fascia di Kuiper sono composti principalmente da sostanze volatili congelate, come ammoniaca, metano e acqua. Infatti, come si è visto usando la spettroscopia, sono costituiti da ghiaccio e hanno la stessa composizione chimica delle comete. E così come nelle comete, è evidente la presenza di composti organici. Nella fascia sono stati scoperti oltre 1.000 oggetti KBO, che sarebbero i Kuiper Belt Object, e si pensa che ne possono esistere oltre 100.000, con un diametro superiore ai 100 km. Il più grande è Plutone, con i suoi satelliti che sono Caronte, Idra e Notte, Plutone dio degli inferi. E il più massiccio è il pianeta nano Eris, l'impersonificazione della discordia, scoperto nel 2005 con il suo satellite Disnomia, che è l'impersonificazione del malgoverno. Comunque, a partire dal 2000, quindi negli ultimi 20 anni, sono stati trovati altri oggetti di dimensioni ragguardevoli, come 50.000 quar, scoperto nel 2002. Grande la metà di Plutone e più grande di Cerere, il maggiore degli asteroidi tradizionali. Molti di questi corpi sono stati trovati grazie a un progetto per la ricerca della materia oscura. La materia oscura non è stata trovata, ma è stata trovata molto altra roba. Oppure andando a caccia del cosiddetto pianeta X, che è un pianeta ipotetico che sembra perturbare le orbite dei pianetini che si trovano nella fascia di Kuiper. Nella storia ci sono state più volte dei pianeti X da cercare. Mi viene in mente la caccia a Vulcano, che doveva essere il pianeta che perturbava l'orbita di Mercurio. Poi invece l'orbita di Mercurio non era assolutamente perturbata. Ci è voluto il genio di Einstein per capire del perché di questi movimenti, e quello che era il pianeta Vulcano si è scoperto essere poi delle macchie solari. Alcuni satelliti del pianeta solare sembrano proprio provenire anche dalla fascia di Kuiper, come Tritone. Eccolo qui. La maggiore delle lune di Nettuno e la luna di Saturno Febe, che potrebbero essere classificati fra i cosiddetti centauri. La loro evoluzione inizia nella fascia di Kuiper, dove occasionali perturbazioni gravitazionali possono sospingerli in direzione del Sole, portandoli ad incrociare l'orbita di Nettuno. E
ed eventualmente a interagire gravitazionalmente con il pianeta. Le loro orbite non restano stabili, ma divengono altamente caotiche, evolvendo in modo rapido e imprevedibile mano a mano che essi compiono ripetuti avvicinamenti a uno o più degli altri giganti gassosi. Alcuni centauri evolvono verso orbite che incrociano quella di Giove. Nel momento in cui il loro perielio raggiunge il sistema solare interno, essi possono anche essere classificati come comete della famiglia di Giove, cioè quelle di breve periodo, se mostrano attività cometaria. In seguito alle perturbazioni orbitali introdotte da Giove e dagli altri giganti gassosi, i centauri possono infine collidere con il Sole o con un altro pianeta, oppure venire espulsi dal sistema solare. La più lontana, la nube di Oort. La nube di Oort è una sorta di sfera di comete posta fra le 20.000 e le 100.000 unità astronomiche dal Sole, cioè circa 2.400 volte la distanza tra il Sole e Plutone, quindi lontanissima. Questa nube non è mai stata osservata, anche se qui ho messo la fotografia di Oort che è a un telescopio, ma non stava guardando la sua nube, perché è troppo lontana, perfino per i telescopi odierni. Ma si ritiene che sia il luogo da cui provengono le comete di lungo periodo che attraversano la parte interna del Sistema Solare. Nel 1950 l'astronomo pensò di spiegare, proponendo nell'esistenza, un'apparente contraddizione. Lui diceva: se le comete vengono periodicamente distrutte dopo numerosi passaggi nel sistema solare interno, se queste comete qui fossero originate all'inizio del sistema solare, oggi sarebbero tutte distrutte. Il fatto che si possono ancora osservare implica che abbiano un'origine anche diversa. Quindi, secondo la teoria che lui fece, questa nube conterrebbe milioni di nuclei di comete, che sarebbero stabili perché le radiazioni solari sono troppo deboli a una distanza così lunga per avere un effetto. La nube fornirebbe quindi una provvista continua di nuove comete, che rimpiazzerebbero quelle distrutte. La teoria sembrerebbe essere confermata dalle osservazioni, che ci mostrano come le comete provengono da ogni direzione con simmetria sferica. La nube di Oort sarebbe un residuo della nebulosa originale da cui si formarono il Sole ed i pianeti circa 5 miliardi di anni fa e sarebbe debolmente legata gravitazionalmente al sistema solare. Veniamo ora agli impatti meteorici. Siamo in pericolo con tutta questa cosa che girano. Ecco, ho fatto vedere un video catastrofico. In passato sono stati molti gli impatti più o meno catastrofici sulla Terra che hanno provocato anche estinzioni di massa. I più hanno interessato le zone marine, altri le terre emerse, lasciando crateri che ancora oggi, nonostante l'erosione degli agenti atmosferici, sono visibili. Non così sulla Luna, soprattutto sul lato oscuro, e su altri pianeti rocciosi del sistema, dove non essendoci atmosfere degne di nota, i crateri di impatto sono a tutt'oggi ben osservabili. Il diametro di un cratere, qui vediamo uno enorme, dipende dall'energia dell'impatto e l'energia dell'impatto dipende dalla massa dell'oggetto che impatta sulla Terra e dal quadrato della velocità a cui viaggia il corpo celeste. La velocità naturalmente non è legata solo all'aspetto di attrazione della Terra, perché in questo caso qui un meteorite che inizialmente fosse fermo entrerebbe con una velocità pari a 11 km al secondo, che è ben poca cosa rispetto alla velocità orbitale dei corpi celesti. La Terra, per esempio, solo lei viaggia a 30 km al secondo, più o meno. Pertanto dipende dalla velocità propria dell'oggetto, che è molto maggiore della trazione gravitazionale della Terra. In questo diagramma, che invece ho messo qui a fianco,
ci mostra l'intensità dell'estinzione dei generi marini nel corso di milioni di anni. L'evento più significativo è quello compreso tra il Permiano e il Triassico, qui. Qui c'è il Permiano e qui c'è il Triassico. Sulle ordinate è riportata la percentuale di specie estinte, mentre invece sulle ascisse i milioni di anni dalla data odierna. Il più famoso impatto meteorico, perché causa dell'estinzione di dinosauri, ma non il più devastante, è quello che ha formato questo cratere di Chicxulub nello Yucatan, in Messico. Le ricerche suggeriscono che questa struttura di impatto possa datarsi a circa 65,9 milioni di anni fa e il diametro del meteorite, secondo una stima affidabile, doveva essere di circa 12 chilometri. Quindi è arrivato con un'energia sicuramente paurosa. Poiché questi eventi generano nei luoghi dell'impatto temperature e pressioni ragguardevoli, è possibile intuire i luoghi di impatto passati, i cui crateri sono stati cancellati dal tempo, riscontrando elementi anomali per quelle zone, come per esempio lo zirconio o dei gas rari imprigionati in cristalli di rocce, che non avrebbero senso in quelle zone con quella geologia. È così che, studiando antichissime formazioni rocciose nelle regioni dei crattoni, che sono le parti più rigide, antiche e stabili della crosta continentale, in Sudafrica e in Australia, che gli scienziati Lowe e Birley scoprirono depositi di microsferule da impatto asteroidale dell'età di 3,2 e 2,5 miliardi di anni. La quantità, qualità e la disposizione di questi depositi deponevano verso un impatto in mare di asteroidi delle dimensioni fra i 20 e i 50 km di diametro, forse fra i più grandi quindi che siano mai avvenuti. I 20 km è la distanza che c'è tra Spezia e Sarzana, i 50 è quella che c'è più o meno fra Spezia e Sestri Levante, quindi veramente ben più di una montagna. Qui poi ho riportato altri impatti che sono stati rilevati, tipo il cratere della Terra di Wilkes. È una formazione geologica in Antartide. La scoperta è stata ottenuta sulla base di dati inviati dal satellite GRACE. Si tratta di un cratere meteorico che ha un diametro di circa 500 km e si trova a 1,5 km sotto la superficie ghiacciata antartica e si è formato circa 250 milioni di anni fa. Causò il più grave evento di estinzione di massa che si sia mai verificato sulla Terra, con la scomparsa del 96% delle specie marine e del 70% delle specie di vertebrati terrestri. Fu l'unica estinzione di massa nota di insetti, questo fortunatamente perché sembra che fossero enormi, ben più di un uomo, ed è quell'evento che si riscontrava qua, probabilmente. Questo è qui nelle slide ho messo la posizione della Terra di Wilkes, che attualmente è qui, nei pressi del Polo Sud, ma 250 milioni di anni fa era ben diverso perché c'era una sorta di supercontinente in questa zona che racchiudeva in pratica tutte le terre emerse che c'erano sulla Terra. In aggiunta agli impatti estremamente potenti che avvengono fortunatamente ogni decina di milioni di anni, si osservano numerosi impatti più piccoli che avvengono molto più frequentemente, ma che lasciano tracce molto minori. A causa però del costante e potente forza di erosione e l'opera quotidiana degli agenti atmosferici, si possono rivelare soltanto esempi relativamente recenti di questi impatti. Alcuni tra i più famosi e interessanti sono quelli che andiamo a vedere nelle prossime slide. Per esempio, il lago del cratere Lonar in India, il secondo maggior cratere
che abbia colpito un campo di basalto. Attualmente ospita un lago salino alcalino. Attorno è cresciuta una foresta semitropicale e si reputa che sia antico di 52.000 anni. Quest'altro invece è il cratere Barringer in Arizona, il primo cratere che si è potuto provare come risultato di un impatto, antico di circa 50.000 anni, quasi come quello indiano. Questi invece sono i crateri di Rio Cuarto in Argentina, prodotti da un asteroide che colpì la Terra con un angolo molto antico, molto acuto, antico di circa 10.000 anni. Qui sono le zone verdi. Questi invece sono i crateri Embury in Australia, formatisi circa 5.000 anni fa, e i crateri di Cali in Estonia, formatisi 2.700 anni fa, apparentemente prodotti da oggetti che sono esplosi in aria prima dell'impatto. Qui si vede bene la sequenza che probabilmente, quindi questi qui, è questo che ci fa capire che sono esplosi in aria. Questo invece è il cratere Camille, scoperto grazie a un'immagine di Google Earth, ha un diametro di 45 metri e una profondità di 10 metri e si ritiene che si sia formato meno di 5.000 anni fa. Il cratere è situato in una regione disabitata dell'Egitto occidentale. Questo a fianco invece è il cratere Mawika in Nuova Zelanda, approssimativamente 20 km di diametro. Il materiale estratto fa pensare a una datazione attorno al 1443 d.C., quindi abbastanza recente. Altri di cui non ho immagini, ma voglio far nota, è l'evento di Shaanxi. Una cronaca cinese afferma che circa 10.000 persone vennero uccise nel 1490 nella provincia dello Shaanxi da una grandinata di pietre cadenti, dicono le cronache del tempo. Alcuni astronomi sospettano che possa essere dovuto a molteplici impatti dovuti alla disgregazione di un asteroide metallico. Nonostante probabilmente non fosse di grande dimensione, ebbe però effetti catastrofici perché colpì un'area densamente popolata. Degno di nota anche il cratere di Kukuru, nella provincia di Agri, in Turchia. La caduta viene fatta risalire al settembre del 1892, abbastanza recente. Le cronache narrano che venne udita una forte esplosione, avvertita per diverse miglia, e il giorno dopo l'acqua dei pozzi appariva torbida. Fu rinvenuto un cratere di 35 metri e profondo 60. Attualmente però la profondità del cratere è circa di 30 a causa del riempimento dei detriti accumulatisi negli anni. Un altro evento famoso è quello di Tunguska, abbastanza recente, nella Siberia centrale, in Russia, avvenuto nel 1908. Questo incidente è consistito verosimilmente in un'esplosione endoatmosferica causata dall'esplosione di un frammento di ghiaccio, probabilmente della cometa Encke, che poi la rivedremo, a una quota di circa 5-10 km sopra la superficie, con una forza calcolabile in circa 3 megaton, che riuscì ad abbattere circa 80 milioni di alberi che coprivano più di 2.000 km² di superficie. Quindi veramente una devastazione per un frammento di una cometa, tra l'altro una cometa periodica con un periodo piuttosto breve di poco più di 3 anni, di cui parleremo. Quindi ecco gli oggetti vicino alla Terra, detti Neo. Sono oggetti del sistema solare la cui orbita può intersecare quella della Terra. Tutti i Neo hanno una distanza al perielio inferiore a 1,3 unità astronomiche. E che cosa comprendono? Alcune migliaia di asteroidi vicino alla Terra che si chiamano Nea, i meteoroidi e le comete la cui orbita si avvicina alla Terra.
Quando un NEA viene rilevato, si provvede a trasmettere i relativi dati al Minor Planet Center per la catalogazione. Le orbite di questi asteroidi intersecano pericolosamente quelle della Terra, generando un pericolo di collisione. Sono oggetti con un'orbita vicina a quella terrestre, ma distante dal Sole, al punto che la superficie non è mai stata erosa. Hanno diametri superiori ai 50 metri. Questi tipi di oggetti sopravvive solo per pochi milioni di anni. Possono essere eliminati dalla caduta sul Sole, collisione con pianeti interni, oppure espulsi dal sistema solare a seguito di una spinta gravitazionale di qualche grosso pianeta. Con una vita così breve rispetto alle stelle del sistema solare, i nuovi asteroidi si muovono costantemente verso l'orbita terrestre, come confermano le osservazioni. Le origini di questi oggetti sono da ricondursi all'effetto gravitazionale di Giove sulla cintura di asteroidi, che, come abbiamo visto precedentemente, è caratterizzata da alcuni vuoti che sono le lacune di Kirkwood. Da cui questi oggetti vengono espulsi. Qualche volta abbiamo visto che vanno a formare i satelliti troiani e greci nell'orbita di Giove. Qualche volta invece vengono espulsi verso la parte interna del sistema solare. Qui riporto l'asteroide 1998 OR2 di cui tanto si è parlato in questi ultimi tempi. Scoperto nel 1998, è un asteroide con un'orbita eccentrica nel diametro fra i 2 e i 4 km, quindi gigantesco quasi come il Monte Bianco, e classificato come potenzialmente pericoloso. L'impatto sulla Terra di un corpo celeste di queste dimensioni non solo distruggerebbe per centinaia di chilometri l'area dell'impatto, ma sarebbe in grado di cambiare drasticamente e drammaticamente il clima dell'intero pianeta, sollevando quantità di polveri che resterebbero in atmosfera per decenni. Niente paura, però, nell'incontro del 29 aprile, quindi tra poco, ci sfiorerà soltanto, si fa per dire, passando a ben 6,3 milioni di chilometri dalla Terra, quindi più di 16 volte dalla distanza Terra-Luna. Anche nel successivo passaggio, 17 aprile 2079, si manterrà a una distanza minima di almeno 2,3 milioni di chilometri, non incrociando mai la nostra orbita. L'unico pianeta che veramente rischia una collisione potrebbe essere Marte, ma per i terrestri andrà tutto bene, come vedete dall'immagine qui dietro. Quindi gli altri corpi, parliamo ora dei meteoroidi. Quando vorrà, verrà anche l'immagine. Sono frammenti rocciosi o metallici relativamente piccoli, di massa fino a 10.000 tonnellate, quindi molto più piccoli non ne vuol sapere di cambiare. E comunque sufficientemente grandi da essere osservati nello spazio prima di colpire la Terra. Quando entrano nell'atmosfera del pianeta, i meteoroidi si surriscaldano per attrito con le molecole del gas atmosferico e si vaporizzano parzialmente o completamente. I gas lungo il percorso del meteoroide si ionizzano emettendo luce di vario colore, dipende dalla temperatura raggiunta e dalla composizione chimica. La traccia luminosa prodotta nel cielo è chiamata meteora. Per la Terra, la velocità di ingresso in atmosfera dei meteoroidi appartenenti al Sistema Solare sono comprese fra gli 11,2 e i 72,8 km al secondo. L'attraversamento dell'atmosfera normalmente li distrugge totalmente, lasciando come residui solo polvere meteoriche,
che cadono molto lentamente verso il suolo, in tempi dell'ordine di giorni o settimane. A volte sopravvivono frammenti più cospicui. Questi frammenti sono chiamati meteoriti. In genere arrivano al suolo dopo essersi frantumati a causa della resistenza aerodinamica incontrata lungo la parte finale del percorso intratmosferico. I meteoroidi sono generalmente generati da scontri fra asteroidi o dal dissolvimento dei nuclei cometari in prossimità del Sole. Le comete, quando perdono la parte, diciamo, ghiacciata, resta la parte solida che, se non è sufficientemente coesa, si trasforma in nubi di polvere, altrimenti possono diventare oggetti di questo tipo. Ogni anno ne piovono sulla Terra circa 15.000 tonnellate, la maggior parte nel mare. Gli Stati Uniti, l'Unione Europea e altre nazioni stanno monitorando tutti questi oggetti in un progetto chiamato Space Guard. Negli Stati Uniti la NASA ha anche una delega del Congresso per la catalogazione di tutti i NEO, grandi almeno 1 chilometro, il cui impatto produrrebbe effetti catastrofici. Ne sono state calcolate delle centinaia. Gli oggetti potenzialmente pericolosi, chiamati PHO, sono classificati sulla base di parametri che tengono conto del potenziale avvicinamento alla Terra. Si tratta nella maggior parte degli oggetti che posseggono una distanza di intersezione minima nell'orbita terrestre inferiore o uguale a 7 milioni e mezzo di chilometri circa. Oggetti le cui dimensioni sono inferiori ai 150 metri di diametro non sono considerati pericolosi, a motivo del fatto che si disgregano non appena entrano in contatto con l'atmosfera terrestre. La terza categoria di questi oggetti che andiamo a trattare sono le comete, forse la più interessante, la più affascinante sicuramente. Ecco, questo bel micione si è gentilmente prestato per introdurre una frase di Levy, che è un cacciatore di comete, che dice: le comete sono come i gatti, hanno la coda e fanno esattamente quello che vogliono. Durante poi questa nostra dissertazione vedremo se è proprio così o se si riesce in qualche modo a prevedere le orbite di questi oggetti. Diamo ora un po' di storia delle comete. Quella che vi propongo in questa immagine è l'Adorazione dei Magi, un affresco di Giotto che ha dipinto, affrescato fra il 1303 e il 1300 circa, 1305 circa, e fa parte del ciclo della Cappella degli Scrovegni a Padova. Giotto avrebbe tratto ispirazione dalla cometa di Halley, che avrebbe osservato durante il suo passaggio nel 1301, ed è da allora probabilmente che c'è l'usanza di mettere nel presepe la stella cometa, perché le scritture non parlano assolutamente di cometa, parlano di astro. Anzi, facendo poi degli studi, sembra che nel periodo in cui dovrebbe essere nato Cristo, verso il 4-5 avanti Cristo, si era registrata l'apparizione di una supernova, quindi era più probabilmente una supernova, però dal 1300 c'è la tradizione così di indicare la cometa come l'astro che ha portato i magi alla grotta della Natività. Il termine cometa viene dal greco cometes, che significa chiomato, dotato di chioma, in quanto gli antichi paragonavano la coda di questi corpi celesti a una lunga capigliatura. La gran parte delle comete erano interpretate dai diversi popoli dell'antichità, di quasi tutte le culture, come portatrici di sventura, come molti fenomeni celesti inusuali. La questione di cosa fossero le comete, se fenomeni atmosferici o oggetti interplanetari, rimase a lungo irrisolta. Normalmente gli astronomi si limitavano a registrare la loro apparizione. I tentativi di speculazione erano pure speculazioni, insomma. C'è da dire che
un tempo il compito degli astronomi era più che altro quello di registrare i moti degli astri e prevederne i moti. Diciamo, nella storia per moltissimi, moltissimi secoli questa era l'unica attività che facevano gli astronomi. La svolta si ebbe con questi tre personaggi nel XVI secolo. In quegli anni Tycho Brahe avanzò l'ipotesi che dovevano trattarsi di corpi oltre l'orbita della Luna e quindi ben al di fuori dell'atmosfera terrestre. L'apparizione di tre comete nel 1618 portò a una disputa fra Orazio Grassi e Galileo Galilei. Per Grassi le comete erano oggetti orbitanti fra la Luna e il Sole, mentre per Galilei le comete erano semplicemente addensamenti di vapori terrestri. Lui li aveva osservati col suo perspicillum, che è come lui chiamava il suo cannocchiale. Teniamo presente che questi tre personaggi, quando dicono che si trovava oltre la Luna, ognuno ci aveva il suo sistema di concepire il nostro sistema solare. Tycho Brahe aveva il sistema ticonico, diciamo, che era a metà strada fra il tolemaico e il copernicano. Orazio Grassi pensava che ancora fosse il sistema tolemaico, mentre invece era un copernicano, Galileo Galilei. Veniamo nel XVII secolo, quando Edmond Halley usò la teoria della gravitazione da poco formulata da Newton per calcolare l'orbita di alcune comete. Trovò che una di queste tornava periodicamente vicino al Sole ogni 76 anni. La stessa intuizione la ebbe anche Robert Hooke, che però non riuscì mai a dimostrarla perché Newton non gli mise a disposizione praticamente tutti i calcoli della sua teoria. L'enunciazione la sapeva, ma non aveva i calcoli di come si potessero fare queste cose qui, perché gli era antipatico principalmente. Era una persona che aveva cercato di attribuirsi l'invenzione del telescopio riflettore. In realtà né lui né Newton l'avevano inventato perché nel 1616 lo inventò un italiano, Niccolò Zucchi, prima che entrambi nascessero. Però insomma c'era stata questa disputa, poi comunque Newton era una persona con un carattere un po' particolare e non volle rivelare a Hooke i particolari della sua teoria, che invece ad Halley, che invece era una persona molto, molto alla mano e molto simpatica, ne ebbe accesso. Dopo la sua morte nel 1758, la cometa fu effettivamente osservata secondo quanto l'astronomo Halley aveva predetto e fu chiamata la cometa di Halley in suo onore. E si trovò che era stata osservata ogni 76 anni fin già dal 66 d.C., ma nessuno aveva mai intuito potesse trattarsi del medesimo oggetto. Era stato registrato il suo passaggio, ma nessuno aveva fatto questa associazione. Peraltro, nel 1758 la cometa fu osservata da Charles Messier, il famoso cacciatore di comete, di cui ancora oggi utilizziamo il catalogo degli oggetti Messier, che erano quelli che lui aveva preso nota per evitare di confonderli con le comete. In effetti, guardando una cometa col binocolo, con uno strumento, si vede uno sbuffo che potrebbe essere facilmente confuso con una nebulosa. La differenza è che la cometa si muove e la nebulosa no. La cometa di Halley ha compiuto il suo ultimo passaggio vicino al Sole nel 1986 e in questa occasione è stata lanciata la sonda Giotto dell'Agenzia Spaziale Europea. La sonda si è avvicinata a soli 600 km dalla cometa,
studiandola in un modo che non era mai stato possibile fino ad allora, e ne ha potuto fotografare anche il nucleo. La cometa ha un diametro di pochi chilometri ed è composta da roccia, composte di carbonio e ghiaccio. La seconda cometa riconosciuta come periodica fu la cometa di Encke nel 1821. La cometa di Encke ha un periodo brevissimo, 3 anni, 3,3 anni. E grazie a questo è anche la cometa della quale si registrano più apparizioni. Ed è quella che nel 1908 ha perso un pezzo che è caduto in Siberia, l'abbiamo visto prima. La vera natura delle comete rimase incerta, però, fino all'inizio del XIX secolo, quando un matematico tedesco, Friedrich Bessel, creò una teoria secondo la quale la luminosità di una cometa proveniva dall'evaporazione di un oggetto solido, e che le forze non gravitazionali agenti sulla cometa di Encke fossero il risultato di una spinta causata dai jet di materia in evaporazione. Le sue idee furono dimenticate per più di 100 anni, fino a quando Fred Whipple, all'oscuro del lavoro di Bessel, propose la stessa teoria nel 1950. La sonda americana Deep Space 1 passò accanto alla cometa 19P Borelli nel 2001 e confermò che le caratteristiche della cometa di Halley erano simili a quelle di altre comete. La missione Stardust, lanciata nel gennaio del 99, ha incontrato invece la cometa Wild 2 nel gennaio del 2004, raccolto del materiale che è rientrato sulla Terra nel 2006. La missione Deep Impact invece è stata lanciata nel febbraio del 2005 e ha impattato la cometa Temple 1 il 4 luglio del 2005. Questa probabilmente ce la ricordiamo tutti. È Rosetta. Il 12 novembre del 2014 il lander Philae, che era stato trasportato da Rosetta, ha completato con successo l'atterraggio sulla superficie della cometa 67P Churyumov-Gerasimenko nell'ambito della missione Rosetta, progetto sviluppato dall'Agenzia Spaziale Europea nel 2004 per osservare i fenomeni che avvengono su una cometa nella fase di avvicinamento al perielio. L'obiettivo principale della missione sarebbe stato prelevare dei campioni e riportarli a terra. Ma in seguito, come spesso accade nelle missioni spaziali, per problemi di costi, tempi e tecnologia, lo scopo finale della missione è stato modificato. E quindi si è passati semplicemente a orbitare intorno alla cometa da agosto del 14 a dicembre del 15, rilasciando a novembre del 14 una sonda secondaria, appunto il lander Philae, destinata ad atterrare sulla cometa per analizzarle la composizione. Purtroppo le batterie di Philae si scaricarono durante la notte dopo aver perforato la cometa e il lander venne messo in stand-by. Il problema fu che non si riusciva a ricaricare bene le batterie perché riceveva solo 90 minuti di luce nell'arco di 12 ore. Ma nonostante 7 mesi di ibernazione, che era rimasto lì in una specie di cratere, il lander Philae, il 14 giugno del 2015, riesce a trasmettere più di 300 pacchetti di dati per una durata di 85 secondi, confermando l'operatività. La missione poi terminò con un certo successo a settembre, quando la sonda ormai priva di alimentazione viene fatta impattare sulla cometa e viene spenta per sempre. Qui in un'immagine artistica. Passiamo ora a vedere la denominazione delle comete. Le comete hanno una sigla che le identifica. Ecco qui come viene creata questa sigla. Al momento della loro scoperta, questa sigla viene composta da una P. Si indica una cometa periodica, definita a tale scopo come avente un periodo orbitale inferiore ai 200 anni, o di cui siano stati osservati almeno due passaggi al perielio.
per una cometa non periodica. D indica una cometa disintegrata o persa. X, una cometa per cui non è stata calcolata l'orbita precisa, solitamente sono quelle storiche. A, indica un oggetto identificato erroneamente come una cometa, ma che in realtà è un asteroide. Abbiamo visto che in alcuni casi le comete poi si trasformano in asteroidi quando perdono tutta la loro parte, diciamo, aerea. Segue poi l'anno della scoperta e una lettera maiuscola dell'alfabeto e un numero. La lettera indica in quale mese e parte del mese, prima o seconda metà, è stata scoperta. Il numero indica l'ordine progressivo di annuncio della scoperta durante questo periodo di mezzo mese. A questa sigla segue il nome dello scopritore. Possono essere attribuiti fino a 3 nomi. E se è il caso, il nome del programma o del satellite che ha effettuato la scoperta. Per esempio, 1P1682Q1 Halley. Cosa vuol dire? Cometa periodica. Primo avvistamento al perielio della cometa periodica scoperta nel 1682, seconda quindicina di agosto, prima cometa a essere avvistato in quella quindicina scoperta da Edmond Halley. Eccolo qui. Con una sua frase famosa, nessun mortale può avvicinarsi di più agli dèi. E vediamo come sono fatte quindi queste comete. Le comete hanno un nucleo. I nuclei cometari possono variare in dimensioni dalle centinaia di metri fino a 50 e più chilometri e sono composti da roccia, polvere e ghiaccio, di acqua e di altre sostanze comunemente presenti sulla Terra allo stato gassoso, quali il monossido di carbonio, l'anidride carbonica, il metano e l'ammoniaca. Le comete sono composte inoltre da una varietà di composti organici. Oltre ai gas già menzionati ci sono metanolo, acido cianidrico, formaldeide, etanolo ed etano, e anche composti chimici dalle molecole più complesse, come lunghe catene di idrocarburi e aminoacidi, che hanno fatto pensare che siano state le portatrici della vita sulla Terra. Chissà, può darsi. Qualcuno dice che ha portato l'acqua, sembra che ce ne fosse di già, comunque sicuramente sono degli oggetti molto interessanti. Quando una cometa si avvicina al Sole, il calore fa sublimare i suoi stati di ghiaccio più esterni. Le correnti di polvere e gas prodotte formano una grande ma rarefatta atmosfera intorno al nucleo, chiamata chioma. Mentre la forza esercitata sulla chioma dal vento solare conduce alla formazione di un'enorme coda che punta in direzione opposta al Sole. Chioma e coda risplendono sia per riflessione diretta della luce incidente del Sole, sia in conseguenza della ionizzazione dei gas per effetto del vento solare. Sebbene la maggior parte delle comete sia troppo debole per essere osservata senza l'ausilio di un binocolo o di un telescopio, ogni tanto alcune diventano ben visibili a occhio nudo. Potrebbe essere il caso di Atlas 14, che sta per raggiungere il suo perielio proprio in questo periodo. Spesso polvere e gas formano due code distinte che puntano in direzioni leggermente diverse. Le polveri più pesanti rimangono indietro rispetto al nucleo e formano spesso una coda incurvata che si mantiene sull'orbita della cometa, la cosiddetta coda di polveri. I gas, invece, più sensibili al vento solare, formano una coda dritta in direzione opposta al Sole, seguendo le linee di campo magnetico locale, invece che le traiettorie orbitali, e questa viene detta coda ionica. Viste prospettiche dalla Terra, possono determinare configurazioni in cui le due code si sviluppano in direzioni opposte rispetto al nucleo, oppure in cui la coda di polveri più estesa appare a entrambi i lati di esso. In questo caso si dice che la cometa possiede una coda e un'anticoda.
ovviamente un effetto ottico. Un esempio ne è stata la C2007 N3 Lulin. Qui si vede bene in questa immagine. Qui c'è l'orbita della Terra in bianco. Questa in rosso invece è l'orbita della cometa. Guardando dalla Terra, allora la cometa abbiamo detto che ha la coda ionica nella parte opposta al Sole, quindi qui c'è il Sole, qui c'è la cometa e qui c'è la coda ionica. E qui c'è la coda invece di polveri che segue di più la traiettoria orbitale. E questi sono gli effetti. Sembra che ci sia questa coda ionica bella dritta e questa coda di polveri un pochino incurvata. Quindi questo è l'effetto che si può avere. Ma adesso vediamo anche meglio le orbite delle comete. Ecco qua, qui c'è un esempio, c'è l'orbita della cometa Kuteck, questa qui in rosso, e in blu quella della Terra. Queste sono un'immagine degli anni 70. Allora, la maggior parte delle comete seguono orbite ellittiche molto allungate che le portano ad avvicinarsi al Sole per brevi periodi e a permanere nelle zone più lontane del sistema solare per la restante parte. Le comete di corto periodo, quelle che hanno un periodo orbitale inferiore ai 200 anni, per la maggior parte percorrono orbite che giacciono in prossimità del piano dell'eclittica, con lo stesso verso di percorrenza dei pianeti. Tali orbite sono generalmente caratterizzate da un afelio posto nella regione dei pianeti esterni, dall'orbita di Giove in poi. Per esempio, l'afelio dell'orbita della cometa di Halley, che ha un periodo che abbiamo visto di 76 anni, si trova poco oltre l'orbita di Nettuno. All'estremo opposto, la cometa Encke, con un periodo di solo 3,3 anni, tra l'altro è attesa per il 26 di giugno di quest'anno, percorre un'orbita che non la porta mai oltrepassare quella di Giove. Le comete periodiche sono a loro volta suddivise nella famiglia cometaria di Giove, comete con un periodo inferiore a 20 anni, e nella famiglia cometaria di Halley, comete con un periodo compreso fra i 20 e i 200 anni. Le comete di lungo periodo percorrono orbite con elevate eccentricità e con periodi compresi fra i 200 e migliaia e anche milioni di anni. Le loro orbite sono caratterizzate da afeli posti molto oltre la regione dei pianeti esterni, sono quelle che vengono dalla nube di Oort. E i pianeti orbitali presentano una grande e i piani orbitali presentano una grande varietà di inclinazioni rispetto al piano dell'eclittica. Provenendo dalla nube di Oort, non arrivano solo a livello del piano dell'eclittica, ma arrivano un po' da tutte le direzioni. Poi ci sono le comete extrasolari, dette anche comete da una singola apparizione, che percorrono orbite paraboliche o iperboliche, che le portano a uscire permanentemente dal sistema solare dopo essere passate solo che una volta in prossimità del Sole. Esistono infine le comete radenti, dal perielio così vicino al Sole, che ne sfiorano letteralmente la superficie. Hanno una vita molto breve, naturalmente, perché l'intensa radiazione solare le fa evaporare in pochissimo tempo. Sono inoltre molto difficili da osservare a causa dell'intensa luce solare, molto vicina. Per osservarle occorre usare strumenti speciali come il coronografo per vedere la corona solare, usare un filtro a banda molto stretta, osservarle durante un'eclissi totale di sole o molto più semplicemente tramite un satellite solare, come per esempio il satellite SOHO, che ha scoperto moltissime comete radenti. Da considerazioni sulle caratteristiche orbitali, si ritiene che le comete di corto periodo, quindi decine o centinaia di anni, provengano principalmente dalla fascia di Kuiper, mentre si ritiene che il serbatoio delle comete di lungo periodo sia più la nube di Oort. È stato ipotizzato che in tali regioni distanti un gran numero di comete orbitanti intorno al Sole, su orbite quasi circolari, occasionalmente, con influenze gravitazionali dei pianeti, probabilmente di pianeti esterni per quello che riguarda la fascia di Kuiper,
ma di stelle vicine, in caso di quelle presenti nella nube di Oort, sposti uno di questi oggetti su un'orbita altamente ellittica che li porta a tuffarsi verso le regioni interne del sistema solare, dove diventano ovviamente delle comete. Poiché le orbite percorse portano le comete in prossimità di giganti gassosi, esse sono soggette a ulteriori perturbazioni gravitazionali. Le comete di corto periodo mostrano la tendenza a regolarizzare il proprio afelio e portarlo a coincidere con il raggio orbitale di uno dei pianeti giganti. Un chiaro esempio sono quelle della famiglia Gioviana. È chiaro inoltre che anche le orbite delle comete provenienti dalla nube di Oort possono essere fortemente alterate dall'incontro con un gigante gassoso. Giove è il principale, anche perché ha una massa quasi doppia rispetto a tutti gli altri pianeti messi insieme, oltre al fatto che compie anche un'orbita in un tempo abbastanza breve, meno di 12 anni. Queste perturbazioni possono trasferire a volte comete di lungo periodo su orbite con periodi orbitali più brevi. Restano inoltre una gran quantità di fattori gravitazionali e non che perturbano le orbite delle comete, come dimostrano le osservazioni che al loro presentarsi non coincidono quasi mai perfettamente con i calcoli effettuati. Quindi ci aveva ragione alla fine Levi a dire che sono come i gatti che fanno un po' quello che vogliono, perché sono veramente tante le cause che possono portare a delle perturbazioni delle orbite di queste comete, da impatti a perturbazioni gravitazionali. Come muoiono le comete? Le comete hanno una vita relativamente breve, quelle di lungo periodo no. I ripetuti passaggi vicino al Sole le spogliano progressivamente degli elementi volatili, fino a che la coda non si può più formare e rimane solo il materiale roccioso. Se questo non è abbastanza legato, la cometa può semplicemente svanire in una nube di polvere. Se invece il nucleo roccioso è consistente, la cometa diventa un asteroide. Alcune comete possono subire una fine più violenta, cadere nel Sole, oppure entrare in collisione con un pianeta durante le loro innumerevoli orbite che percorrono il sistema solare in lungo e in largo. Nel 1910, per esempio, la Terra passò attraverso la coda della cometa di Halley. Ma la coda è così immateriale che il nostro pianeta non ne subì il minimo effetto, però la mancammo di un soffio. Ci furono dei timori, non solo perché l'abbiamo mancata di un soffio, ma anche perché la coda si pensava che contenesse cianogeno, un composto di carbonio e di azoto molto tossico. Quindi al tempo ci fu molta, molta apprensione per la cosa, ma non succedette nulla. Tra la seconda metà degli anni 60 e i primi anni 70, la cometa Shoemaker-Levy 9 passò troppo vicino a Giove e rimase catturata dalla gravità del pianeta. Le forze di marea causate dalla gravità spezzarono il nucleo in una decina di pezzi, i quali poi bombardarono il pianeta nel 1994, offrendo viste spettacolari ai telescopi di mezzo mondo, da tempo in allerta per inseguire l'evento. Eccolo qua, fotografato. E questo aiutò molto anche a capire un altro fenomeno. Abbiamo visto quei crateri uno in fila all'altro, no? E un'osservazione simile si può trovare anche osservando la Luna. Divenne quindi immediatamente chiaro il significato di queste strane formazioni che si trovano sulla Luna o su altri corpi rocciosi del Sistema Solare. Crateri di piccoli catene di piccoli crateri posti in linea retta, abbastanza precisi. In questo caso, che cosa è successo, per esempio, sulla Luna? È evidente che una cometa è passata troppo vicino alla Terra. La forza gravitazionale della Terra lo ha spezzata ed è andata a finire contro la Luna, causando la catena di crateri. Ed ecco un altro effetto che le comete, un altro effetto molto spettacolare, che le comete ci offrono, lo spettacolo delle stelle cadenti. Allora, abbiamo detto che il nucleo delle comete
perde continuamente materia che va a formare la coda, cioè la perde soprattutto nel momento in cui si trova più vicino al sole. Quando è all'afelio, no. La parte più pesante di questo materiale non è spinta via dal vento solare, ma resta su un'orbita simile a quella originaria. Col tempo, l'orbita descritta dalla cometa si riempie di sciami di particelle piccolissime, ma molto numerose, raggruppate in nubi. Quando la Terra incrocia l'orbita di una cometa in corrispondenza di una nube, il risultato è uno sciame di stelle cadenti, come le famose lacrime di San Lorenzo o Perseidi, osservabili dal 12 di agosto e originate dal materiale della cometa Swift-Tuttle, che ha un nucleo di circa 10 km. Il suo ultimo passaggio al perielio è avvenuto nel 1992 e il prossimo si realizzerà nel 2126. Le scie luminose che noi vediamo ora sono particelle rilasciate durante le passate orbite della cometa. Durante molti altri periodi dell'anno è possibile osservare questo fenomeno. Gli sciami sono fenomeni che ricorrono ogni anno, attorno più o meno alla stessa data, perché la Terra attraversa la stessa zona di spazio ogni anno. I nomi degli sciami si riferiscono ai nomi delle costellazioni da cui sembrano provenire tutte le scie luminose, i cosiddetti radianti. In realtà, questa è la direzione verso cui la Terra si muove lungo la sua orbita in quella data. Poi lo vediamo bene, il radiante. Gli sciami più famosi, oltre a quello delle Perseide, che hanno il radiante in Algol, Beta Persei, sono queste che ho riportato qui, le Leonidi, causate dalla cometa Temple-Tuttle, visibile intorno al 17 di novembre, le Geminidi, causate dall'asteroide 3200 Fetonte, una ex cometa ormai senza più parti volatili, visibili dal 3 al 19 di dicembre. Ecco il caso di Fetonte, un asteroide che era una cometa. A forza di passare intorno al Sole, ha perso tutta la sua parte volatile, sono sublimate tutte le particelle che erano di gas ghiacciati ed è rimasta solo la roccia. Però i residui della coda sono rimaste nella sua orbita e ancora adesso, a dicembre, è possibile vedere le Geminidi. Le Quadrantidi, invece, si irradiano dalla costellazione di Botte, la cui parte settentrionale un tempo era chiamata Quadrante Murale, causati dalla cometa C1490Y1, visibile all'inizio di gennaio. In questo periodo possiamo osservare lo sciame delle Liridi, attivo dalla metà di aprile fino alla fine di aprile, originato dalla cometa C1861G1 Thatcher, che ha un periodo di circa 415 anni, e lo sciame delle Eta Aquaridi, originato dalla cometa di Halley, così come anche le Orionidi sono originate anche loro dalla cometa di Halley, ma si vedono a ottobre. Queste invece sono visibili dalla metà di aprile alla fine di maggio, diciamo, con un picco di attività ai primi di maggio. Ecco qui il radiante. Con questa animazione volevo cercare di fare capire cos'è questo fenomeno per cui le stelle cadenti sembrano venire da un punto preciso del cielo. Il radiante è il punto da cui sembrano provenire le meteore di uno sciame. Si tratta di un effetto ottico. In realtà è la Terra che va incontro al pulviscolo che, impattando con l'atmosfera, genera lo sciame, creando lo stesso fenomeno di quando si guida l'auto durante una nevicata e pare che tutti i fiocchi provengano dal centro del parabrezza.
è lo stesso effetto. In questo periodo viene a trovarci anche la cometa C2019 Y4 Atlas, il cui diametro del nucleo è fra i 7 e i 10 chilometri, che è una delle più recenti scoperte in fatto di comete, indicata per la prima volta nel dicembre del 2019 dall'immagine Atlas, Asteroid Terrestrial Impact Alert System. Una cosa interessante a proposito dell'orbita della cometa Atlas è che appare molto simile a quella della grande cometa del 1844, ossia la C1844 Y1. Considerato l'inclinazione sul piano dell'eclittica e la distanza del perielio, si capisce che queste due comete non hanno mai interagito gravitazionalmente con i pianeti dopo l'iniziale distacco dalla nube di Oort. Ne deriva che le loro orbite possono mantenersi inalterate per parecchio tempo. Un'ipotesi ragionevole per la loro similitudine è che si tratti di due frammenti di una stessa cometa genitore, che almeno 6.000 anni fa, durante il precedente passaggio al perielio, si spezzò in seguito all'intensa attività di sublimazione del nucleo. Al momento si sta spostando verso Perseo, a un periodo di rivoluzione attorno al nostro Sole di ben 5.475 anni. Quindi questa sarà l'unica occasione in cui potremo vederla. Arriverà molto vicino al Sole, circa 39 milioni di chilometri, e potrà essere vista anche a occhio nudo perché la sua magnitudine aumenterà notevolmente. Raggiungerà il perielio il 31 di maggio e in quel momento sarà più brillante che mai, anche se non sarà probabilmente più visibile perché è troppo bassa e vicino al Sole, ma lo spettacolo andrà in scena ancora per buona parte di maggio. Tornerà a fine agosto nel suo moto di allontanamento dal Sole. Io qui, se me la dà, eccola, ho la mappetta celeste dove passa. Quindi ad aprile siamo qua in cima, non si vede benissimo, quindi più o meno adesso, 23 di aprile, siamo qui dalle parti della giraffa, deve essere la giraffa questa qui. Quindi poi a maggio si va verso Perseo, questa deve essere la nebulosa California. Se sbaglio, Claudio, correggimi. Quindi scendere giù per la fine di maggio, la troviamo in prossimità del Toro. Questo qui deve essere il Toro, questo l'Auriga. Vero. Questa deve essere la Lince. Ve la indico con la freccetta. Teniamo conto però che si è frantumata recentemente questa cometa. Quindi Non ci dà soddisfazione. forse no, non sarà così appariscente. Ora speriamo che magari possa aumentare l'attività. Praticamente il nucleo non è più come prima, ma in tanti frammenti. Quindi può darsi che magari questi frammenti sviluppino poi delle attività impreviste, come del resto fanno le comete. Le comete sono sempre impreviste. E questa era previsto che dovesse aumentare molto la luminosità, invece qualche giorno fa praticamente si è frantumata in tanti pezzettini. Per cui Magari frantumandosi anche meglio. chi lo sa, no? No, non si può sapere, cioè bisogna aspettare e vedere cosa succede, tutto lì. Va bene, comunque Comunque, insomma, andiamo il tiro che avanti. fa è questo. Dobbiamo guardare dalle parti appunto di Perseo, perché poi scende, va verso il Toro, poi qui vedo che va verso Orione, quindi vuol dire che a luglio però Orione praticamente c'è di giorno. Quindi qui non la si vede più e se la si rivedrà quando ritorna indietro sarà qui nell'unicorno. Ma a quel punto lì, se si sta disgregando, chissà se c'è rimasto anche co ancora qualche cosa di questa cometa. Ecco. La parte che volevo sviluppare adesso, che siamo
in coda, sono solo le 10 e un quarto, quindi non ci siamo dilungati poi tantissimi, è quella sull'astronomia e la fotografia, perché ho da fare poi vedere anche qualche foto astronomica delle comete. Quindi volevo fare anche un piccolo cenno sulla storia della fotografia astronomica. Il primo a fare uso della fotografia in campo astronomica fu Jean Foucault, quello che applicò il pendolo nel Pantheon di Parigi per dimostrare la rotazione terrestre, che nel 1850 misurò in 298.000 km al secondo la velocità della luce, quindi la calcolò con un'approssimazione abbastanza precisa. Lui fotografò nel 1845 il disco solare per studiarne le macchie con una macchina, il daguerrotipo, inventato da Jacques Daguerre, che è l'antenata della macchina fotografica, che impressionava le immagini su una lastra di rame coperta da uno strato di argento sensibilizzata alla luce da vapori di iodio. Con l'avvento nel 1880 di lastre di gelatina secca, molto più sensibile di quelle con il rame, fu possibile fotografare oggetti anche di notte, come le stelle e le nebulose. Nel 1882 David Gill fotografa la grande cometa, legando l'apparecchio fotografico ad un telescopio che la inseguiva per un tempo abbastanza lungo, facendo così una scoperta, che le lunghe pose servono per vedere bene anche stelle invisibili o quasi ad occhio nudo. Inoltre, anteponendo un prisma all'obiettivo fotografico, si poteva ottenere gli spettri di tutte le stelle del campo. E oltretutto le foto si potevano analizzare di giorno in tutta comodità. Fino ad allora tutte le osservazioni e gli spettri dovevano essere fatti di notte, una stella alla volta. Grazie a questa nuova tecnica, il gesuita Angelo Secchi poté analizzare lo spettro di molte stelle attribuendo a ciascuna la composizione, il colore e la temperatura, creando una classificazione che utilizzava i numeri romani, ma che rispecchia perfettamente quella in uso oggi con le lettere O, B, A, F, G, K ed M. La sua opera proseguì poi con William Huggins, che applicò il sistema anche alle nebulose e capì che la spettrografia permetteva di discriminare le nebulose gassose, come le nebulose planetarie, da quelle stellari, che avevano uno spettro non identificabile perché derivato dalla luce di stelle non risolte. Arriviamo alla fine dell'Ottocento che Armand Fizeau riesce ad ideare il sistema della velocità radiale, utilizzando le righe di Fraunhofer e gli studi di Doppler, per stabilire se una stella si avvicinava o si allontanava alla Terra. Il sistema era già stato ipotizzato da Secchi ed Huggins, che però non riuscirono a portare avanti l'idea per la mancanza di strumentazione idonea. Solo negli anni 20 del XX secolo, però, si poté disporre di strumenti così precisi da determinare con sufficiente precisione la velocità radiale dei corpi celesti, utile per tante cose, come lo studio delle galassie, per riconoscere le stelle doppie non risolvibili otticamente, o binarie eclissi come Algol, oltre all'identificazione di pianeti extrasolari. L'abbiamo visto nelle riunioni precedenti come funziona. Le righe spettrali di Fraunhofer degli oggetti che si allontanano tendono ad andare verso il rosso, mentre invece di quelli che si avvicinano tendono ad andare verso il blu. Di questo Fizeau si era accorto e aveva fatto questa importante scoperta, solo che al tempo mancavano quegli strumenti così precisi come oggi da poter dire se una stella veramente, perché sono solo pochi centesimi di millimetri alle volte, se la lontananza non è molta, che ti possono quindi spiegare questi processi. Parlando poi dell'apporto della fotografia all'astronomia, non si può trascurare il lavoro svolto da Henrietta Leavitt, a cui sono dedicati sia un asteroide che un cratere lunare.
Questa all'inizio del secolo scorso lavorava presso l'osservatorio di Harvard a Cambridge, nel Massachusetts, come donna computer, che il nome fa pensare a una specie di supereroe. In realtà era semplicemente una persona che era dedicata ai calcoli. Infatti lei aveva la mansione di catalogare la posizione, il colore e la luminosità delle stelle impresse nelle fotografie scattate dall'astronomo dell'osservatorio. Notò centinaia di stelle variabili nelle immagini delle nubi di Magellano che le pervenivano dall'Harvard Observatory situato ad Arequipa, in Perù, che era un po' la, come posso dire, la sezione staccata nell'emisfero meridionale dell'Harvard Observatory di Cambridge, Massachusetts. Erano state riprese con un astrografo da Catherine Bruce, a cui pure sono dedicato un asteroide e un cratere lunare. E nel 1908 la nostra Leavitt pubblicò i suoi risultati negli annali dell'Osservatorio Astronomico nel Collegio di Harvard. Osservando le fotografie delle variabili che stava studiando, notò che le più luminose avevano anche un periodo più lungo. Dopo alcuni studi confermò nel 1912 che le stelle variabili, che oggi chiamiamo cefeidi, presentano una relazione fra il periodo e la luminosità. Ciò permise ad Edwin Hubble di calcolare le distanze di alcuni oggetti che le contenevano e poter affermare, senza ombra di dubbio, che gran parte delle cosiddette nebulose a spirale non facevano parte della nostra galassia come si credeva, ma erano esse stesse galassie, posti al di fuori della Via Lattea, ponendo fine al grande dibattito fra Curtis e Shapley iniziato nel 1920. Purtroppo l'annuncio di questa scoperta fu dato nel 24, quando la Leavitt ormai era già scomparsa da 3 anni. E veniamo quindi a questa foto storica, la cometa di Levi, immortalata 30 anni fa da Claudio Lopresti, già citato, e pubblicata nell'agosto del 1990 sulla rivista L'Astronomia, diretta al tempo da Margherita Hack e da Corrado Lamberti, recentemente scomparso. Lo scatto fu fatto grazie a un telescopio newtoniano da 500 mm e un CCD SBIG ST4 ed elaborato per evidenziare la diversa luminosità delle zone della cometa, con un programma appositamente creato da Raffaele Maolella, uno dei fondatori del gruppo di astronomia digitale di cui faccio parte. Fu il primo esempio di fotografia digitale applicata all'astronomia amatoriale. La fotografia digitale oggi è entrata prepotentemente nella vita di tutti noi, sono presenti sistemi fotografici digitali in tutti i nostri smartphone e ha dato un notevole aiuto anche in campo astronomico. Le lastre fotografiche che verso la fine dell'Ottocento determinarono una rivoluzione nel modo di raccogliere i dati astronomici non sono in realtà collettori di luce molto efficienti. La maggior parte dei fotoni che colpiscono queste lastre vengono riflessi e meno del 2% di loro concorrono ad imprimere un'immagine sulla superficie sensibile, contro un 70% di un dispositivo ad accoppiamento di carica, il CCD. Vi è inoltre un altro grossissimo vantaggio. I dati digitali possono essere facilmente trasmessi via radio agli astronomi anche da luoghi al di fuori dell'atmosfera terrestre. Abbiamo visto i dati che ha mandato il lander Philae attraverso la sonda Rosetta. Abbiamo visto tutti i casi che arrivavano dalle sonde Voyager o da altre sonde inviate. Oltretutto, l'atmosfera terrestre spesso, a causa di turbolenze o per via dell'inquinamento luminoso, può originare anche immagini di cattiva qualità, cosa che non succede alle sonde spaziali o agli osservatori orbitali, come per esempio il telescopio spaziale Hubble, che in questi anni ci ha regalato delle immagini veramente, veramente splendide. In questa e nelle immagini successive, invece, vediamo le elaborazioni. Abbiamo qui una foto della cometa Olmes, scattata nel 2007, con delle elaborazioni. Col sistema Larson-Secanina si riesce a evidenziare bene, per esempio in questa foto, le zone radiali. In quest'altra, sempre della cometa, della stessa foto,
però non vediamo più bene il nucleo, ma vediamo bene il contorno della chioma, qui, e le tre code, 1, 2 e 3. Si nota bene qui anche la compressione del vento solare, quindi l'effetto del vento solare che ha sulle particelle della chioma. Qui invece, sempre la stessa foto, ma elaborata in maniera diversa, si vede ancora qui l'effetto del vento solare, l'effetto fontana, le code, un ricciolo qui fatto a S. Insomma, ogni elaborazione della stessa fotografia ogni volta evidenzia dei particolari diversi. Questa invece è l'ultima, la più recente, è la Lovejoy, fatta nel 2015, sempre da Lopresti. Qui ben si nota la coda di ioni plurima, si vede bene la coda di ioni, e si tratta di foto sovrapposte che sono state scattate con filtri rossi, verdi e blu, come si evince bene dalle stelle sullo sfondo, che per inseguire la cometa risultano in tre posizioni colori diversi. Vedete qui verde, blu e rosso. Quindi cosa si capisce? Che le due foto, quelle fatte col verde e col blu, sono state fatte a distanza di poco tempo, quella rossa invece un pochino più di tempo. Ovviamente quando sono state sovrapposte quelle della cometa, e quelle invece del campo stellare sono state lasciate al loro motto. E con questa bella foto io concludo e ringrazio tutti quanti per la pazienza di avermi seguito, in particolare Claudio che mi ha fornito il materiale fotografico da lui prodotto, oltre che l'asteroide della fascia principale, e mi ha dedicato pazientemente il suo tempo. Poi ringrazio il gatto Necco per la sua apparizione e la mia primogenita Rosa per la consulenza informatica per creare questa conferenza. Se qualcuno mi dà un'occhiata alle domande, io andrei con le domande. Sì, ciao Armando, sono Giusy, per tutti. Oh, ciao Giusy, grazie. Prego. Il signor Marco Lombardi non ha capito cosa ci fa capire che siano esplosi in aria, se puoi spiegare meglio, era nel momento degli asteroidi, quasi Ah all'inizio. sì, allora, da cosa si capisce? Si capisce che non c'è un impatto, un cratere, un impatto. Ci sono tanti crateri più piccoli che hanno delle forme geometriche, come per esempio tanti crateri che si trovano uno dopo l'altro. Spesso si trovano sulla Luna anche queste formazioni qui. E quindi questo ci fa capire che l'asteroide è esploso qualche chilometro sopra la superficie e i pezzi si sono sparpagliati, ma in modo geometrico, sulla superficie causando dei piccoli crateri. Ne abbiamo delle Ok, altre? un'altra sempre dal signor Lombardi, perché i NEA si muovono verso la Terra? Sì, è semplice. I NEA si muovono verso la Terra perché vengono espulsi dalle loro orbite. Vengono espulse perché si trovano, come l'abbiamo visto, nelle lacune di Kirkwood. Adesso, se mi andasse indietro, là, ma mi si è bloccato. Abbiamo visto che ci sono queste lacune di Kirkwood. Vengono espulsi. E qualche volta vengono espulsi fuori dal sistema solare, ma qualche volta invece vengono attratti dal Sole, che rappresenta la stragrande maggioranza della massa del sistema solare. E quindi tra la fascia di asteroidi e il Sole c'è l'orbita terrestre, il motivo per il quale si muovono verso la Terra. Okay. Non so se il signor Lombardi è praticamente ha capito,
Se è soddisfatto. E E noi altre siamo qui domande? apposta. Vorrei, se possibile, intervenire un attimo. Certo. Perché vi voglio far vedere una piccola sorpresa che non vi aspettavate. Quindi però dovrei condividere lo schermo, per cui chiedo a Armando di togliere il suo e poi vi faccio vedere il mio schermo. Un attimo solo che provvedo a fare questa operazione, se ce la faccio. Adesso vediamo un po'. Dunque, lo schermo, condividi. Questo qui. Ecco, state vedendo adesso lo schermo? Cosa Io sì. vedete? Hai un cursore verde, sembra un mirino di una pistola. Ecco, vedete le stelle qua? Sì. Benissimo. Allora, Armando, tu prima hai parlato di quella asteroide che si sta avvicinando alla Terra e passerà a 6 milioni e mezzo di... Mi pare che hai detto questa cosa, no? Ecco, questo asteroide, mentre voi parlavate, io armeggiavo con il telescopio e ho fatto delle riprese proprio di questo asteroide, che è in questa immagine. Riuscite a vederlo in qualche modo? Forse no. Bene, allora adesso vi faccio vedere esattamente cosa ha fatto questo asteroide che ci passava sopra la testa mentre stavamo parlando. Lo faccio vedere in questo modo. Allora, ok. Bene, in 40 minuti di esposizioni ho fatto una serie di immagini. Ecco, questa serie di immagini fa vedere come si sta spostando questo asteroide rispetto alle stelle. Adesso vediamo se riusciamo a vedere l'animazione. Ecco, vedete? Quindi guardate con quale velocità si sta muovendo e questa velocità sarà ancora aumentata tra qualche giorno, quando ancora non è alla minima distanza, ma arriverà alla minima distanza, come ha detto prima Armando, mi pare 29 aprile? Sì, ecco, esattamente. Quindi in 40 minuti guardate come si è mosso questo asteroide. Ho dovuto fare delle pose corte da 30 secondi, perché altrimenti sarebbe venuta una strisciata. E ogni tanto 29 vedete anche aprile. queste. Sì, ogni tanto vedete anche queste tracce lunghe. Questi sono satelliti. Cioè, mentre si faceva la ripresa, un satellite ha attraversato il campo di ripresa, quasi sfiorando addirittura l'asteroide. Quindi diciamo che in circa 40 minuti questo qui è stato il tragitto di questo asteroide. Questi famosi NEA, che sono quelli giudicati potenzialmente pericolosi, diciamo che non c'è nessun pericolo perché passerà a una distanza 20 volte la distanza che abbiamo tra noi e la Luna. Quindi ecco perché 6 milioni e mezzo di chilometri sono tanti. Sono pochi se in rapporto, diciamo, alle distanze astronomiche. E poi perché si chiamano pericolosi? Ma semplicemente perché, come le comete, sono un po' imprevedibili, nel senso che possono essere perturbati in qualsiasi momento da qualsiasi altro oggetto che incontrano. Quindi le loro orbite, pur essendo periodiche, tuttavia, magari se a un certo punto si trovano a passare nei pressi di un pianeta, l'orbita viene
Allora, quando viene deviata, possibile o che si perda o che addirittura arrivi ancora più vicino alla Terra la volta dopo. Quindi, tutti prati, insomma, non c'è nessun pericolo, tutto lì. Ecco, questa era la cosa che abbiamo in mente all'otto di questa serata, insomma. Quindi, ora tolgo la condivisione schermo, vediamo un po' se ce la faccio qui. Qua Ecco, è la prima ritorniamo migliore. alle nostre immagini. Per cui la stella più luminosa è quella lì. Adesso vi faccio vedere il campo stellare. Allora, questo è il campo stellare. No, aspettate perché ora non lo potete vedere perché ho levato la condivisione schermo. La rimetto un attimo. Allora, dicevi questa? Allora, questo è il campo stellare. Questa stella qua è semplicemente una stella di campo, nel senso che si chiama HD 46 no, cioè 82106. Ed è una stella di magnitudine 7, non ancora visibile a occhio nudo, ma rispetto al campo stellare che abbiamo visto dove sta passando questo asteroide, è la più luminosa di tutte. Ovviamente questo è il nostro asteroide in data di oggi, ma vedrete che domani già non ci sarà più qua dentro. Avete visto con quale velocità si sta spostando. Praticamente da qui all'inizio della serata è andata a finire più o meno qui. Quindi fra poco uscirà fuori dal campo del CCD e quindi sarà inosservabile. Questo qui è l'animazione che vi fa vedere questa cosa qui. Nessuna stella che vedete qua è visibile a occhio nudo, perché la più luminosa, che è questa, ha una magnitudine di 7,20 che è irraggiungibile dall'occhio umano, perché al massimo possiamo arrivare alla sesta, ma diciamo nei casi più favorevoli, cioè quando il cielo è completamente scuro, quando non c'è la luna, quando non ci sono lampioni, quando siamo in alta montagna, allora arriviamo alla sesta magnitudine. Questa è 7,20, quindi è oltre la possibilità di essere vista dall'occhio. Però guardate, i CCD vedono tante cose, cioè vedono oltre che questa, tutte queste altre stelle, l'asteroide, più anche altre stelline molto più deboli. Se vedete, qui ci sono anche delle stelle molto più deboli. Quindi queste qui sono cose che sono visibili soltanto con le riprese con i CCD. Bene, io direi che è stata un'ottima conferenza quella di Armando, che ci ha fatto vedere praticamente, ci ha parlato di quali sono gli oggetti minori del sistema solare. Dopo che abbiamo parlato del Sole, dei pianeti, ci sono anche una miriade di oggetti minori che ha descritto Armando, e mi è venuta l'idea di riprendere proprio questa cosa, visto che se ne parla in questi giorni, questo asteroide che vedrete che i giornali fra qualche giorno si scateneranno, perché di regola quando arriva un asteroide vicino alla Terra qualcuno arriva a dire siamo vicini alla fine del mondo. Ma più che il Covid, cosa può succedere ormai? Claudio, c'è una domanda dal signor Ciro. Dal signor Ciro Punzo, credo che c'è scritto così. Chiede quale strumentazione hai usato. Ah, beh, niente, il telescopio è un telescopio Newton, Mach Newton, da 180 mm diametro, focale di 720, e il CCD è uno SBIG ST10 XME. Quindi non è neanche un grosso telescopio, diciamo che è un telescopio normale, da astrofilo, diciamo così. C'è una domanda dal signor Ricci e chiede se ma è vero che in settimana hanno scoperto due nuovi buchi neri? Ah beh, questo è diciamo, non è che hanno scoperto due nuovi buchi neri, c'è
contatto ravvicinato di due buchi neri di diversa massa, almeno così ho sentito, cioè l'ho sentito neanche tanto bene, l'ho sentito parlare così da qualche notizia giornalistica, ma a quanto pare si tratta di due buchi neri, teoricamente, di massa diversa. Teniamo conto che comunque buchi neri nessuno ne ha mai osservato neanche uno. Sono stati teorizzati, ma nessuno ne ha mai visti, anche perché non si possono vedere. Cioè, si pensa che possono essere visibili gli effetti collaterali, cioè quello che accade esternamente al buco nero, cioè se c'è del materiale che precipita dentro, mentre precipita, che sia per esempio una stella, o pianeta o comunque una stella di neutroni, può essere qualsiasi cosa, quando cade, prima di cadere, diciamo, emette radiazione di tutti i tipi, compresi raggi X, raggi gamma, eccetera. E queste emissioni fanno presupporre che siano dovute appunto alla caduta dentro a un buco nero. Però, ripeto, nessuno ha mai visto i buchi neri, sono teorizzati, probabilmente esistono, ma non c'è ancora la prova diretta, sono tutte prove indirette quelle che abbiamo. Bene, c'è qualche altra domanda magari sulla conferenza che ha fatto Armando? No, Relativa ai corpi minori. non leggo altro. Non so se magari qualcuno viene in mente qualcos'altro. Il signor Ricci ringrazia della spiegazione. Prego, niente, nessun problema. Va bene, allora a questo punto direi che possiamo concludere dicendo bravo Armando che ci ha intrattenuto questa conferenza sui corpi minori. La prossima settimana sono ancora indeciso se proporre il planetario virtuale oppure un video filmato realizzato da Renzo Loris. Vediamo un po', ci sono dei problemi tecnici che abbiamo provato prima di questa conferenza, pare che non si sentisse l'audio, quindi in settimana risolveremo questa cosa qua. Va bene, allora a questo punto terminiamo la conferenza Grazie e dell'attenzione e buonanotte. grazie Grazie Armando. Armando, grazie. Ci vediamo. Grazie a voi. Buonanotte. Buonanotte a Buonanotte. tutti. Buonanotte. Allora chiudo la registrazione salutando tutti quanti.